That's all you can expect from men like that. The bus is bound for Niles Bend Harbor. The ladies wear perfume to sky your nose, and the only way to reach them is to scare them. But that you know little, I suppose. It's a magical and mystical performance as you perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection, and Jesus on your side and in your soul. She had rings on every finger and 10 bracelets, some touch with powers given by sage. He had contemplated giving her his wristwatch. The time for him had long since gone its way. City, he would shuffle while spinning on his heels and chewing beef. He had promised her he'd be a vegetarian, but he could not control his lust for meat. Some say she left the streets for greater glory, but others said that she was big with child. Whatever was the truth, it did not matter. He would hunt her down and cut her with his smile. Last time he was seen was by the pawn shop. He traded 2 gold teeth for a sack of corn, and he would plant it on the outskirts of the city as a warning that he would someday return. Said he never found her, and he's still looking. It is said he searches rivers for some sign, but the truth is that he caught her down in Georgetown with a Spaniard who had left his wife behind. Buongiorno e benvenuto al nostro Andrea Volfi, con il quale abbiamo ascoltato un po' di musica assolutamente free, però decisamente, come dire, no? Un pochino che ci batteva in testa, ci ha portato forse un po' lontano nel tempo, come ricordo, e forse un po'... Ti ricorda qualcosa? Sì, ciao a tutti, buongiorno. Sì, mi ricorda qualcosa perché per me è un graditissimo ritorno al microfono, alle cuffie, al mixer, e sono felicissimo, anzi ti ringrazio per questa occasione bellissima di ritornare in qualche modo on air con la cultura, con le parole, con la musica. Grazie Ivana. Ma grazie a te, mi piacerebbe con te, diciamo, ripercorrere un po' una specie di sulla falsa riga di alcuni appuntamenti che abbiamo fatto anni fa, di presenza si facevano allora in gruppo con Arte Città Amica, in cui si condividevano dal vivo alcune situazioni. Mi piace in qualche modo pensare di ripetere un pochino con te un percorso, solo che ci sei soltanto tu, gli ascoltatori sono a casa. Ma guarda Ivana, io credo che si tratti soltanto di aspettare un poco di tempo per ritornare alla vita normale e agli eventi in persona. Sì, ti riferisci a grandi eventi culturali che abbiamo fatto legato a
alla poesia, alla scrittura di Torino e italiana, e nei quali ci siamo anche divertiti, abbiamo conosciuto tante Parecchio, persone. sì, esatto. E era solo uno spunto per farti raccontare un pochino di te, nel senso che tu hai sicuramente una lunga esperienza anzi variegata anche attraverso diversi interessi, quindi prima di arrivare a parlare, diciamo, delle ultime cose, mi piaceva un po' presentarti ai nostri ascoltatori, ecco. Sì, grazie. Mi presento, io sono Andrea, sono genovese, sono nato a Genova e vivo a Torino comunque da molti anni, quindi sono stato adottato dalla città e ho fatto molte cose, oltre a lavorare normalmente per il pane, Sì, perché effettivamente cosa vuoi? Dobbiamo mangiare, no? Certo, mi sono attivato tantissimo per la cultura della città, creando diversi eventi con e per il comune di Torino. Nel frattempo ho anche preparato un blog che si chiama Costruire Cultura, proprio perché ho sempre pensato che la cultura debba essere al primo posto. Oltre a tutto il resto, naturalmente, però credo che parlare di cultura sia sempre importante. Nel frattempo ci siamo divertiti, abbiamo incontrato molte persone durante questi eventi, e parlo di eventi culturali legati alla poesia, legati alla lettura di romanzi, alla danza, all'arte in generale. Utilizzando anche gli spazi, è corretto dirlo, della Galleria d'Arte Città Amica. Sì, approfitto per salutare tutti i nostri amici artisti, artisti, scrittori che abbiamo nell'arco del tempo avuto modo di incontrare, insomma, di conoscere. E poi, vabbè, ovviamente restano sempre nel nostro cuore. Ma parliamo di te. Allora, tu hai più passioni, no? Passione radio, perché Sì. arrivi comunque da un'esperienza radiofonica anche importante, diciamocelo. Sì, io nasco dalla radio, se si può dire, con la radio, addirittura nel 1984, nelle radio genovesi, e mi innamoro di questo strumento culturale, dell'etere radiofonico. E divento grande, divento grande perché attraverso il microfono, superi tutte le paure. Vero? Sì, è di grande aiuto, per quanto inizialmente abbia un effetto paralizzante, e quindi non so, ecco, se è capitato anche a te, no? Come primo impatto. Io credo che il microfono sia un grande maestro, perché intanto ti mette di fronte a te stesso. E sei da solo con il microfono, anche se voi dall'altra parte siete in tanti ad ascoltare, alla fine tu sei da solo e si possono fare dei programmi al mattino, alla sera e tutto cambia, però alla fine ci sei tu, il microfono e magari la musica non basta. E allora devi prepararti, devi cominciare a costruire la cultura, appunto. Assolutamente sì, esatto. E mi piace anche questo tuo modo, no? Si sente che hai fatto radio e i tuoi ricordi ti portano a sussurrare probabilmente come facevi nei programmi serali. Non lo so, la butto là. Comunque, poi dalla Sì, radio. dalla radio, poi si arriva a Torino negli anni 90 con il lavoro e si comincia a fare teatro. Ho fatto un corso di recitazione abbastanza lungo con il Teatro Duomo, mi sono divertito tantissimo e ho imparato che potevo anche recitare le mie poesie, perché si può dire, cerco di fare il poeta e a quel punto ho cominciato a leggere le poesie in strada Bella anche questa cosa. fino a qualche tempo fa, addirittura leggendo anche in spagnolo in Messico, perché gli ultimi anni li ho vissuti nella Sierra Madre in Messico. E questa è stata un'altra fortuna perché a livello personale è stata una grande esperienza tecnica, umana e anche culturale. Beh, sicuramente.
importante, un'esperienza del genere immagino abbia un peso piuttosto importante nella formazione, anche nella vita di una persona. Poi Sì, perché parliamo di una sensibilità particolare, no? Perché parliamo di certo. poesia, quindi. Certo, perché ti mette in una condizione di essere comunque solo, di misurarti con una cultura diversa, con persone completamente diverse, quindi cerchi di imparare anche da quella situazione. Poi, Esatto. a livello abbastanza intimo, direi che è stata un'esperienza formativa perché sono venuto a contatto con le culture precolombiane, quindi ho cercato di prepararmi anche da quel punto di vista storico, perché non conoscevo bene le culture precolombiane, Inca o Azteca. E quindi insomma diventava anche un motivo di studio, no? Sì. Comunque, questa esperienza ti ha sicuramente, insomma, formato, ti ha probabilmente anche in qualche modo condizionato anche nelle scelte, no? Magari l'amore per questo e la Sì, sensibilità nei confronti di queste esperienze, non lo so, la butto all'aria. certamente, perché in ogni caso durante tutti i miei viaggi che io ho fatto e per passione e per lavoro, ho cercato sempre di scrivere, di fotografare l'ambiente circostante attraverso le mie poesie, i miei scritti, e quindi il lavoro diventava automaticamente una grossa passione. E oggi posso dire di avere l'entusiasmo per riprendere a proporre e quello che ho scritto, perché negli ultimi tempi mi sono dedicato di più alla scrittura, che non alla presentazione, ahimè. Purtroppo sì, esatto, questo è stato anche proprio causa forza maggiore, no? Sì, infatti abbiamo davvero tanto, tanto bisogno di ricominciare a costruire quello che è la cultura in strada, la cultura si può dire, ritornare proprio in gruppo e cercarci, ricercarci. Prego, prego, scusami. Grazie. E a questo proposito, tra l'altro, mi viene così divertente segnalarti che questa sera sono stato invitato a un altro evento, a un'altra rubrica che si fa ormai online con un mio caro amico che si chiama Sergio, e lui mi presenterà a Senti chi parla. Allora, ascolta chi scrive, senti chi parla. Esatto. Andrea Golfi è presente in entrambi gli appuntamenti. Interessantissima anche questa situazione di nomi in qualche modo. Sì, c'è Cioè, un'assonanza esatto, onomatopeica anche sì. nelle parole ed è una coincidenza divertente. Bene, mi piace l'idea, insomma, che finalmente si riparta, no? Si riparte con le presentazioni, si riparte con la poesia. Tu sei, dicevamo, amante del teatro, adesso diciamo, le racconto solo, poi vediamo se riusciamo ad approfondire. Radio, teatro, poesia, scrittura, no? Sì. E a proposito di scrittura. Ta-da! Cosa ci Sì, racconti? a proposito della scrittura, ho portato con me il mio romanzo perché ho pensato di costruire un romanzo autobiografico che partisse dalla poesia. E qui ecco una cosa che sembra un po' un ossimoro. Come si fa a costruire un romanzo intorno alla poesia? Si racconta il poeta che c'è dietro il sottoscritto. E quindi questo personaggio che si chiama, che ho usato uno pseudonimo, Stéphane Éluard, vi racconterà la sua storia e certi passaggi principali della sua vita attraverso non soltanto l'aspetto narrativo, proprio il climax narrativo, ma anche attraverso la poesia che scrive. Per cui la poesia che scrive è la poesia che legge in strada. E È molto bello anche questo aspetto, no? quindi qualche anno fa è nato Una carezza violenta.
Una carezza violenta, diciamo un pochino di autobiografia, un pochino di poesia e poi che altro? Molta radio. Molta Molta radio. radio perché è un libro scritto a voce alta, nel senso che durante la narrativa tu hai sempre il climax musicale Certo. e quindi a un certo punto parte ora quel brano e adesso quel racconto di quel brano e tutto quello che ne consegue, come se fosse effettivamente un viaggio musicale. E questo è un altro aspetto delle tue competenze che tu hai messo dentro al romanzo. Tratti anche un argomento piuttosto delicato, Sì. che sempre di più sta diventando, cioè è attuale, ma sempre di più soprattutto in questi ultimi mesi, pandemie, eccetera, è diventato un pochino, come dire, purtroppo spesso si è accentuato anche Sì. un po'. È troppo accentuato, hai ragione, il problema, il fenomeno della violenza sulla donna è terribile, lo trovo una cosa veramente terribile e da sempre cerco di combatterlo, di segnalarlo attraverso il dialogo, attraverso la poesia, attraverso anche l'interrogarmi, soprattutto come uomo, come persona adulta, cercando di sviluppare una coscienza critica. E infatti non sono partito, visto che il libro è autobiografico ed è scritto in prima persona, non sono partito da un'esperienza, diciamo così, di violenza femminile, ma sono partito da un'esperienza di chi la violenza la porta, no? Quindi l'uomo Quindi hai cercato, violento, esatto. quello che in Messico ho scoperto essere il macho, perché ho visto che in tutte le società questo fenomeno è presente più o meno, più, con, insomma, relativamente più o meno grave, anche se è sempre grave. No, è sempre grave, certo, però tu hai potuto, per esempio, scoprire un aspetto di normalità, perdonami se lo dico, no? Cioè, quando tu mi dici più o meno normale, questo comportamento da macho lì è quasi È la quasi norma, normale, è esatto. quasi una norma. Infatti, una cosa interessante, sempre tra virgolette, Certo. è vedere che nelle aziende ci sono degli sportelli aperti. Nelle aziende normali, ci sono degli sportelli aperti, degli uffici dove si accolgono le donne vittime di questa situazione. E quando mi riferisco, ai numeri, parliamo di numeri Importanti. importanti perché parliamo di colleghe che arrivano insomma con gli occhi neri in ufficio e gli dici cosa è successo, ma no, niente, ho battuto. Sì, che poi è la reazione, come dire, normale, no? Effettivamente anche qui, cioè prima che una donna denunci una violenza, diciamo che sbatte contro porte, finestre, cade Scivola. molto. Molto, molto spesso, prima di Sì, trovare il questo. coraggio di Questo, effettivamente di denunciare, no? e questo è terribile. Il climax narrativo si snoda attraverso questa esperienza, vista appunto dall'uomo violento, quindi il protagonista è un uomo violento a livello patologico, che poi si redime, si può dire così, si redime attraverso un percorso, attraverso la sua poesia, attraverso il teatro, quindi il palcoscenico, perché il palcoscenico, il microfono, come dicevamo prima, aiuta. Tantissimo, ti porta davanti a te stesso e ti stimola a migliorarti. Quindi hai trovato, diciamo, hai dato una sorta di possibilità al protagonista, Certo, diciamo, del libro, no? certo. Cioè come fosse una soluzione, nel senso che chi vuole, come soggetto maschile, immagino, di interpretare, no? Chi vuole può trovare una soluzione per cambiare Certo, l'atteggiamento errato. certamente, perché senza intervenire in discorsi che non mi, non,
che non mi competono, che non conosco bene, però io credo che si tratti poi di lavori da fare sul proprio io, sul modo che abbiamo di fare con gli altri, a partire dai più piccoli, a partire dalle persone che abbiamo. Che ci vengono a contatto in ogni istante, e quindi a partire dall'educazione, a partire dalla cultura, dalla scuola. Esatto, stai dicendo una cosa molto importante, effettivamente, perché il primo luogo in cui si impara il rispetto è proprio da piccoli, all'interno della famiglia, all'interno della scuola, all'interno proprio del nucleo più stretto, no? Esattamente, Ivana. Io credo, pur non essendo un esperto, io credo che tutto debba partire dalla parola costruzione. E dal greco, cultura significa proprio costruire. E noi dobbiamo costruire, e se vogliamo parlare di musica ci viene in aiuto anche Ivano Fossati quando parla di costruire un amore. Che tutto debba essere costruito, non c'è niente di facile, tutto è sacrificio, però tutto debba essere costruito con amore, come quando si scrive un romanzo o una poesia. Assolutamente sì. Tra l'altro mi interrompo un attimo per salutare tutti i nostri amici dell'angolo del confronto, che ci guardano e che ci guarderanno, e voglio portarti un saluto direttamente dal Messico. Salinos Ah Ramirez sì, grazie. ti dice: "Ciao Andrea, saluti dal Messico", appunto. Questo è fantastico perché chiaramente sono anche diventato rosso, mi emoziona perché in Messico ho lasciato degli amici che saluto, tra l'altro, ed è bello perché ci sono cose che non si comprano. E No, quindi infatti. quando tu ti accorgi che ci sono persone comunque che ti stimano e che ti porti dietro, io credo che in quel momento hai costruito qualcosa di importante, di carino. Sicuramente sì, e per questo mi faceva piacere. Io purtroppo non riesco a vedere tutte le persone, vedo solo chi e neanche tutti purtroppo, perché Facebook fa un po' così, vedo soltanto chi lascia i commenti, se no vedo i pollici, ma Certo. non riesco a identificare le persone, per cui io intanto vi ringrazio per essere con noi e mi faceva piacere portarti questo saluto che arriva da tanto lontano. Sì, direttamente dalla Sierra Madre. Ciao Ramiro. In Messico ho avuto modo anche di studiare e di affrontare i percorsi precolombiani e mi sono innamorato di queste culture native e ho scritto per loro una piccola plaquette di poesia che potete trovare su Amazon a costo zero, quindi scaricabile, e si chiama Il Dio del Messico, proprio perché quando cominci a respirare l'aria di questi paesi, l'aria, l'energia ti pervade, ti possiede e tu sei del Dio del Messico, ne fai parte di questa immensa terra e delle persone che vieni a contatto. Beh, sicuramente sono emozioni forti, coinvolgenti e permettono anche di avere, come posso dire, esperienze diverse, no? In culture diverse, in situazioni diverse rispetto a quella tua, quindi sì. Sì, perché attraverso queste esperienze tu vieni a contatto con molte persone, con molte culture e con questo ti preciso che non va sempre bene, non è sempre tutto perfetto, però questa situazione di imperfezione ci lega al miglioramento, ci stimola al miglioramento e allo stare insieme, perché poi di questo si parla. Ed è assolutamente importante. Senti, in realtà noi abbiamo appena accennato a tutte le cose che volevamo dire, ma siccome abbiamo ancora qualche minuto, io vorrei che tu mi raccontassi ancora
Quelle due o tre cose che magari ti fa piacere condividere. Abbiamo soltanto 4-5 minuti, però possiamo ancora dire qualcosa. Una cosa, due cose in realtà si possono dire, se ne potrebbero dire moltissime, ma queste due sono veramente importanti per me, che fra poco nascerà, pubblicherò il nuovo libro di poesie, che ritengo il libro della maturità. Ebbene sì. Il libro della maturità, che si intitolerà Quasar. E Quasar ha un rimando un po' più universale. Universale parlo proprio dell'universo, cioè quindi legato all'ambiente che abbiamo dentro di noi, ma va oltre il discorso siderale, nei pianeti, nello spazio più silenzioso, più immenso. E poi in Messico, appunto, ho scritto questa biografia su Cristoforo Colombo, perché sono un fortissimo appassionato del mio compaesano Cristoforo, e quindi ho scritto una biografia un po' diversa sotto forma di intervista. E questa intervista spero, di portarla in teatro al più presto, possibilmente nei teatri genovese o del Piemonte. Il problema è un po' trovare l'appoggio per un teatro. Sicuramente non sarà, cioè non è cosa facile, però io mi auguro che proprio in questo clima di ripartenza un'opera così importante, quale può essere quella che tu hai fatto su Cristoforo Colombo, tra l'altro in una maniera direi, oserei dire, decisamente originale, e non voglio dire di più, non so se tu voglia o meno. Sì, un piccolo assaggio si può dire, è un'intervista nella quale Colombo ci spiegherà, anzi partiamo dall'inizio. Io ho sempre pensato a Colombo come una persona che ha sbagliato. E invece probabilmente, e vi dirò soltanto due cose, probabilmente non ha sbagliato. Lui era ben consapevole di arrivare in America, nel nuovo continente, però delle situazioni molto particolari non gli hanno consentito, diciamo, la trasparenza. Allorché, esatto, lasciamo cadere questa cosa, allorché c'è un piccolo problema, che Colombo aveva anche delle ambizioni, e credo che questa intervista che faremo a Cristoforo Colombo, la faremo però da un punto di vista di talk show moderno. E quindi una persona moderna intervisterà una persona che è a cavallo dell'era moderna, cioè del Medioevo e dell'era moderna. E scopriremo che, nonostante tutto, Colombo, con le sue contraddizioni, con i suoi errori, era molto più moderno di quello che potrebbe sembrare oggi. E già solo questo è decisamente affascinante, no? Immaginate avere la possibilità di fare proprio le domande a lui. Allora, ma chi te l'ha fatto fare di partire? Perché? Cosa ti aspettavi, no? E Cioè, infatti io lo immagino dal mio punto di vista, lui sarà ovviamente. proprio così, perché poi lui ha l'accento anche genovese, un po' genovese, un po' spagnolo della Castiglia, perché è anche un po' portoghese, devo dire. Comunque sarà una cosa molto divertente, perché il progetto nasce per i bambini. E poi si allarga anche per gli adulti, ma comunque noi faremo delle domande a Colombo, anche le più strane, le più bizzarre, e lui risponderà e farà proprio darà una risposta, che dirà: sua nonna gliel'aveva detto di non partire, che avrebbe trovato solo delle cose un po' così gramme, no? Gramme inteso non Non buone. buone, sì. Guarda, è molto affascinante questo, già solo questo,
Questi accenni che tu hai fatto sono decisamente affascinanti, no? Perché ti viene voglia proprio di capire e mi sembra anche di cogliere un aspetto un po' giocoso, appunto, Certo. e anche un po' ironico, il che secondo me non guasta, soprattutto se vogliamo far, diciamo, avvicinare i bambini alla storia. E poi probabilmente c'è una ricerca molto importante dietro Sì, ci sono 2 anni di studio. Ecco, no, ci tenevo, Ci diciamo, sono 2 anni a di tirar studio. fuori anche questo aspetto, no? Perché tante volte dietro la scrittura, dietro una poesia, dietro un romanzo, dietro una sceneggiatura teatrale, c'è talmente tanto lavoro che però spesso viene dimenticato. Nel momento in cui, appunto, viene presentata, l'opera, il romanzo, piuttosto che, la silloge, piuttosto che la sceneggiatura, proposta magari a un teatro, eccetera, non è così facile da proporre senza che, tante volte venga neanche compreso, il lavoro che dietro a un'opera c'è. Sì, guarda, in pratica hai sollevato il discorso dell'emozione e della passione. Il mio lavoro su Colombo nasce dopo aver studiato con mio figlio il lavoro su Colombo. E a un certo punto nasce anche grazie così, all'attenzione, al fatto che qualcosa non quadra nella storia come ci viene presentata oggi. E quindi sono andato in biblioteca, mi sono informato, ho letto testi tra i più diversi, anche Martin Mister per intenderci, e così mi sono fatto un'idea parallela. E quindi diciamo basta, Mi fermerei qui. non possiamo sapere altro, però ecco, mi piacerebbe sentirti dire da qui a breve che tu hai trovato una location dove un teatro, quindi uno spazio teatrale, un palcoscenico in cui mettere in scena questa intervista, Questo diciamo. sogno, questo sogno teatrale e anche, non dimentichiamo, anche il pubblico che. Sì, esatto, perché, ma guarda, sono convinta, e te lo dico veramente senza, sinceramente, che nel momento in cui questo sarà possibile, cioè troverai questa location, il pubblico lo trovi di sicuro perché secondo me è anche affascinante, proprio già solo l'accenno che ne hai fatto. Quindi Grazie. mi auguro sinceramente di sentirti presto dire che effettivamente è accaduto. Chissà che non possa portarti un po' di fortuna e sentirti presto dire: allora Sì. sono nel teatro questo o nel teatro l'altro, in piazza, non lo so, con lo spettacolo che ho nel cuore, quello di cui avevamo parlato, ti ricordi? E Esattamente, e come quindi. disse Rodrigo de Triana da quella famosa Coffa, terra, cioè Terra. incontrare la terra che ci consente di fare esperienze nuove e di capire anche il nostro mondo, perché questo non è soltanto un'intervista a una persona così che fa parte del nostro immaginario, pur essendo esistita, ci darà, secondo me, tanto a livello anche del momento attuale, perché siamo un po' tutti viaggiatori. E questa è veramente una conclusione interessante. Prima di salutarci al volo, vorrei ricordare dove trovare te, dove trovare i tuoi libri, perché chi ha piacere magari vuole farti delle domande, magari vuole trovare i tuoi libri e quindi dici quali sono i tuoi canali, Facebook, social, non lo Dunque, so. sono molto social, forse fin troppo, nel senso che mi trovate su Instagram con le mie fotografie, perché sono un appassionato anche di fotografia, mi trovate su Facebook, e mi trovate anche su Pinterest, perché in Messico va molto di moda Pinterest, per le fotografie, e adesso, riesco a publicare
delle storie molto interessanti anche su Pinterest. Per quanto riguarda Una carezza violenta, lo trovate, è scaricabile su Amazon, e Il Dio del Messico è scaricabile a costo zero anche su Amazon. Invece per Quasar ci vorrà ancora qualche tempo, minuto. Però chissà che magari appunto da qui a breve non avremo qualche novità. Io me lo auguro sicuramente. Fammi ancora una battuta, una risposta di Colombo in chiusura, dai. Cos'altro gli hai chiesto? Non ho preparato, non no, ho preparato. Scusami se ti prendo alla sprovvista. Non ho preparato nulla di. Non di mi è piaciuto tantissimo. Però guardate che sono contentissimo, Ivana, che ti è piaciuto, perché chiaramente mi emoziona come anche i saluti di Ramiro dal Messico sono stati una cosa bellissima. E vi dirò questo: buscando il Levante per il Ponente. E allora. E buscando il Levante per il Ponente è quello che disse Cristoforo Colombo e scrisse di pugno sul suo diario di bordo. Noi leggeremo dal diario di bordo di Cristoforo Colombo non solo respirando, ma anche sentendo la salsedine sul corpo, quelle onde, quel mare che in certi momenti possono essere fantastico, può essere un'emozione stupenda, e in certi momenti qualcosa di veramente terribile. E su queste parole francamente estremamente emozionanti noi ci salutiamo e spero, come dico, presto, prestissimo, di avere grandi, grandissime novità. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie, grazie a te, Ivana, e grazie a tutti voi ascoltatori. Ascolta chi scrive, lo diciamo sempre, e mi raccomando, sognare si può, io mi auguro che il tuo sogno presto diventi realtà. Alla prossima! We make our way, turn what we see to memories. Don't be afraid, just break the chains of your feet. It's time to break the rules, we make our way. Turn what we see to memories. Hey, even if I lose my ground, I won't let it hold me down.